and sit down. Ciao bimbi belli, benvenuti in questo video molto difficile. Sigla. Non ho una sigla, va bene. Allora, D&D venne pubblicato per la prima volta nel 1974. All'epoca il prog rock aveva appena segnato un punto di svolta e quei geniacci della TSR decisero che era giunto il momento di inventare qualcosa di nuovo. Fecero uscire infatti questo nuovo giochetto che prendeva le mosse da alcuni wargame fantasy dell'epoca, dai libri di Tolkien, questo tantissimo, e da tante piccole altre grandi fonti di ispirazione. La primissima edizione di D&D è chiamata Old D&D ed era sostanzialmente un'introduzione al gioco. Infatti si arrivava, mi pare, fino al quinto livello. Chi voleva giocarci un po' più di tempo doveva affidarsi a un'edizione parallela che si chiamava Advanced Dungeons and Dragons. Questa edizione ne ampliava un po' le regole, le rendeva più longeve, aumentava un po' le possibilità per ogni classe, eccetera, eccetera. Questa versione, con le varie varianti, è quello che noi definiremo gioco old school, cioè votato al dungeon crawling, soprattutto, ma non solo, con delle regole un po' vecchiotto, ma incarna davvero lo spirito dei GDR. Come dite, i manuali di questa edizione non si trovano? Beh, esistono dei retrocloni, tipo Labyrinth Lord o cose simili, insomma. Comunque, belli. Di Advanced Dungeons and Dragons esiste anche una seconda edizione. I manuali hanno un po' di problemini, tipo, sempre in italiano intendo, ci sono un po' di errori di battitura, di traduzione, refusi, cose strane. Ma fa tutto parte un po' di quell'epoca lì. E poi nel 2000 esce D&D, terza edizione. Ampliato e migliorato nel 2003 facendo uscire l'edizione 3.5. Si basa su un sistema di gioco tutto nuovo che utilizza come dado principale il dado a 20 facce. Infatti il sistema si chiama D20 System. È forse l'edizione che ha più materiale reperibile, fan-made, ufficiale, molto buono ma prodotto da altre case che non erano la casa produttrice ufficiale, eccetera, eccetera. Questo può essere un punto di forza ma anche di debolezza, perché di materiale infimo ne è uscito tantissimo, molto più del materiale buono. A volte cercare qualcosa che ti interessa può essere davvero snervante, perché ti servono 450 manuali per ottenere una build normale e decente. Per questo gioco sono necessarie mappe e miniature, che invece nei giochi precedenti non erano così indispensabili. E vedremo anche in Dungeons & Dragons 5 non sono indispensabili. Alcune persone dicono che questa cosa renda questo gioco più un gioco da tavolo che un gioco di ruolo. Però, come in tutte le cose, basta non farsi prendere troppo la mano. Come dite, i manuali di questa edizione costano troppo? Vabbè, ci pensiamo tra qualche minuto. E purtroppo nel 2008 esce D&D 4. È la prima versione a cui ho giocato, ma ha tanti difetti. È un brutto gioco di ruolo? In realtà no. Ti permette di creare un personaggio senza pensare troppo a build strane, avanzamenti complessi. È tutto già fatto, è tutto organizzato bene. I manuali sono molto belli esteticamente anche, Però c'è un però, anzi ce ne sono tanti. Perché questo non è un gioco di ruolo normale, ma è Dungeons & Dragons. E non ci assomiglia molto a Dungeons & Dragons originale. Cambiano, la classe del mago è troppo diversa, i personaggi sono tutti molto simili l'uno con l'altro, sembra più un MMO. Qualche piccola e buona innovazione comunque c'è, e la rivedremo. Qualche regola viene trasportata in Dungeons & Dragons 5, ma sono davvero poche. I manuali costano pochissimo, quindi li trovate senza nessun problema, ce ne sono anche tanti. E sono davvero belli, esteticamente, fatto bene, tutto bene. Nel 2014 esce Dungeons & Dragons 5, che è più un miglioramento della 3.5 che della 4. Questo sistema io l'ho provato una volta sola, ha moltissime regole interessanti, rende il gioco molto più snello, veloce, soprattutto più facile per il DM. Però ha un piccolo grande problema che non ne permette un po' la diffusione in Italia, cioè che i manuali non sono tradotti in italiano. Eh no, e non verranno probabilmente mai tradotti. Ma non abbiamo parlato della versione migliore di D&D, che in realtà non è neanche un Dungeons & Dragons propriamente. Infatti parliamo di Pathfinder. Mentre usciva la quarta edizione, la Paizo, casa editrice, decise di sfruttare il motore della 3.5 per creare una versione 3.75. Un GDR riscritto tutto da capo, che fosse sostanzialmente una copia della 3.5, ma che risolvesse alcuni piccoli bug del gioco, cercasse di accorpare tutte le cose belle, eliminando quelle brutte, che favorivano un po' la parte di combattimento, a sfavore di quella ruolistica, eccetera, eccetera, eccetera.
In più la Paizo per questo gioco ha pubblicato tante avventure molto interessanti, tanti moduli di ambientazione ottimi, tanto materiale che non c'entra proprio con il gioco, anche dei libri, delle storie. Ha fatto un mucchio di roba, insomma. Sta facendo davvero un buon lavoro, dando un ottimo supporto al prodotto anche in Italia. È pubblicato dalla Giochi Uniti e ci sono molti manuali tradotti, anche abbastanza bene. Continuano a far uscire degli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Mantengono un corpus coerente. Cercano di non sbilanciarlo troppo, anche se non ci riescono tutte le volte. Convocatore. Poi c'è la Pathfinder Society, che è l'associazione che ti permette di giocare a Pathfinder in Italia. Basta cercare quella della tua zona, vai lì e loro fanno delle avventure che poi concorrono a un'avventura generale mondiale, eccetera, eccetera. Comunque tutto ufficiale e organizzato. Ora, molti di voi avranno da ridire. Ma Pathfinder, puoi fare il power player? Sì. Ci sono un mucchio di regole inutili? Sì e no, insomma. Non ci sono i mind flayer perché... non ci sono i mind flayer, questo è vero. Però... a queste persone io vorrei dire una cosa. Anzi, due. Una, due, non lo so. Uno, avete un problema. Questo problema quale può essere? Che questo gioco non fa per voi. Cioè, voi volete giocare a qualcos'altro che non sia Pathfinder. E non giocate a Pathfinder. Non giocate a D&D. Non... giocate a Richiamo di Cthulhu. Giocate a... mi piace costruire gli alberelli, i picconi e le accette ruolando tutto. Bellissimo. Gioco di ruolo di Minecraft. Quindi, se il vostro problema è questo, vabbè, fatevene una ragione. Se invece il vostro problema è un altro, cioè che queste regole, questi cambiamenti, questo sistema di gioco non vi piace per alcune piccole varianti che non riuscite a interpretare, eccetera, allora forse dovreste trovare un Dungeon Master più bravo, che sia capace di organizzare, di rendervi interessanti quello che già esiste, perché è un sistema così complesso che lo potete modificare come volete... mantenendo il gioco comunque originale, però interpretando, applicando più o meno fedelmente alcune regole, traducendo alcune cose che magari sono state prodotte solo in inglese, eccetera, eccetera, per rendere il gioco davvero bello. Quindi avete capito, la miglior versione di Dungeons & Dragons non è Dungeons & Dragons. Noi ci vediamo tra un tot.